qua. Siamo nel posto, nel luogo del raduno segreto, tra virgolette, di Davide Cironi. Sono appena arrivato, però non è il momento di parlare, diamo un'occhiata alle macchine. Allora, non sono tutte auto depo, anzi, da quello che vedo le auto d'epoca sono poche. Sono più che altro auto particolari, sportive, modelli di punta sportivi. C'è un po' di tutto, una bella varietà, è questo che mi piace. Qui c'è la mia, come avete visto, una Punto GT prima serie di fianco, una Giulietta. Come si può vedere c'è un po' di tutto, moderno e più d'epoca. Una Fiesta ST di questo bel blu elettrico, tante 500 Abarth, una Ford Puma, una Giulia veloce, una rara Corsa OPC nera, bello di questo rara questo qui, una Corsa E come quello che ho io, come l'altra macchina che ho io, una rarissima Corsa E OPC, non ne ho mai vista una, anzi GSI, un altro Punto GT, un altro Punto GT nel classico color giallo mimosa, una Mazda MX-5 coupé, bella, due Punto GT giallo mimosa, una rara Twingo, è l'ultima versione RS della Twingo, mi pare questo. Una Twingo Renault Sport, questa è carina, ma macchina sottovalutata secondo me, più rara della Clio, della classica Clio RS. Un BMW 328C del 99, raro, motore 6 cilindri in linea, molto bello, col cambio manuale. Questa deve essere una Porsche 992 Carrera 2 del 96, credo. Una 145 quadrifoglio, una 4C, una Giulia Q2 nuova, tra l'altro, quasi nuova, dalla targa. Bella. Una Delta LX con i cerchi dell'HF, una Golf, non capisco se è GT, con i pneumatici maggiorati. Tante 500 Abarth, quella cos'è? Una Opel Speedster, guardate che bella. Una Nissan GTR, guardate che roba, test car. Non capisco di dov'è la... Sembra una qualche targa speciale. Sembra una di quelle macchine che usano per le riprese dei film. Una Delta del 99. Una 150, una Subaru WRX. Vediamo se riesco a beccare i Cironi. Intanto vedo una MX-5 nuova, nuova, ultima serie, una vecchia GTV, vediamo se è un 2005, non credo comunque, una Sierra Cosworth, una Golf 7 GT, questa macchina mi faceva impazzire da bambina, la Renault 5 Turbo, altra Fiesta ST. Stanno ancora arrivando dei partecipanti. Ci saranno almeno un 150-200 macchine secondo me, almeno per adesso, aumenteranno anche. Sì. Giulietta, Golf, vabbè.
BMW 520. Classica 106 Rally, Golf GT seconda serie, la Saxo storica, BMW serie 3 coupé E36, una AMG ZR 160 rara, color giallo, con gli inserti gialli nei sedili anche, una Lotus Elise. Qui Stiamo abbiamo parlando e Ricky ha buttato un giù. Alfa 33, una Dodge Challenger. Questa è tanta roba. Guardate, il posteriore di sta macchina mi fa paura. Paura nel senso buono, ovviamente. Un'altra Alfa 90. Ho beccato un'altra Alfa 90, ragazzi. Super 2000. Di chi è l'Alfa 90? Mia. Perché ne ho una uguale, stesso colore, Motorizzazione? 2000 V6, Prima serie o seconda prima serie? serie, dell'85. Questa è la seconda. Sì, infatti c'è scritto Super. La Super si distingue perché ha la mascherina fatta così, a strisce. Invece la mia ha le strisce più, ha meno strisce qua. Mascherina, gli impianti sono differenti, la plancia non è più di colore. Sto facendo un video per il mio canale. Vai, 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 vai. Vabbè, è la prima Alfa 90, sai che è dal 2018 che ho l'Alfa 90, è la prima altra Alfa 90 che vedo in giro. Dai. Sì. No, quei vabbè, macelli ce ne sono un paio. Andando in giro, chiaramente non è una macchina che si incontra È comunemente. molto di nicchia, sì. Io questa, È la io 2000 da 128 uguale. cavalli. 132. Basta che va. Anche la V6 aveva 132 cavalli. Sì, Poi c'era la 2000, o forse la Super ne ha 132. No, no, la Super è solamente perché gli hanno cambiato la mascherina, sì, a livello qualcosa dell'allestimento. dietro, Gli interni sono di questo tessuto, sì. Anche la mia, posso? Sì. Anche la mia è di velluto. La mia anche, vabbè, è un optional che ci ha messo il primo proprietario, anche la corona del volante e il pomello in legno. Ah. È bello quello così. Le manca lo specchietto destro, come le macchine italiane degli anni Ci hai messo 80-90. 6 mesi a trovarlo. Io ce l'ho, ma non. È elettrico. È elettrico. Sì. Ovviamente il sistema elettrico non l'ho montato perché vuol dire andare a colare Sì, anch'io e fare tutto l'impianto. non ho voluto montarlo la perché ho paura 75 di rompere ha qualcosa. Qualsiasi 75 ce l'ha. Sì. La 90 no. Per farlo ti tiro la plancia. Visto che è una macchina intonsa, No, infatti. unico proprietario, Sì. a parte me, l'ho lasciata così com'era, ho solo montato lo specchietto, ho regolato lo specchietto a mano, tanto Sì, va è bene. più per un fattore, anche di comodità, non lo so farsi, però è più estetico, perché senza uno specchietto manca di qualcosa. Anch'io, solo che ho paura di rompere qualcosa No, è montando. facilissimo, sì. Il pannello Avevo viene rotto subito. Il pannello quello esterno lì nell'angolo della devi portiera. togliere, devi proprio togliere il pannello. Sì. Il pannello rosso. Sì. Per essere più comodo. Poi mi avevano venduto anche il quadro strumenti ottoelettrico, però è un casino, cioè ci vogliono dei sensori che erano di serie solo sulla 2005, la 2000 non li ha, quindi vabbè. Altro qua di Mercedes che è al 2.5, grigio così, uguale. Sì. Sì, la V6 va a 132 cavalli, invece il 2000 normale ne va a 128. Poi c'era il 1.8 da 120. 120 Sì. e il 2.5 che ne ha 150. 156 però sì. Volevo trovare un 2005, ma non l'ho trovato, cioè alla fine avevo trovato quella lì, ho preso quelli. Colore identico e cerchi identici, solo che non erano super. Ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci qua, dopo 2 ore di guida siamo arrivati a Varallo Sesia per la parte finale del corteo di Drive Mob. Ecco i superstiti. Ogni tanto qualcuno faceva inversione perché evidentemente era troppo lontano, aveva degli impegni. Comunque, alcune macchine che non ho, beh, ci saranno anche qui almeno un centinaio di auto. Molte non le ho notate prima.
Adesso qui poco più avanti c'è la piazza principale di Vallosesia, c'è anche Davide Cironi con cui ho fatto una foto prima con l'Alfa 90, la metto nella copertina del video. Qui vediamo una Sierra Cosworth prima serie, bel colore blu, raro, una Mito, non quadrifoglio, una macchina che non so cosa sia, una 190, non so se sia un kit estetico o una 2016, la solita 106 rally, una Lotus nuova, bellissima, una Swift, la 4C, la Porsche Carrera Cabrio di prima, una Hammer addirittura, la Golf GT che abbiamo visto prima, qui la polizia che ci ha scortato fino a Varallo, una Mustang grigia, tre Mustang, qui sono tutte le Mustang, queste due sono il penultimo modello, una convertible bellissima con queste strisce color oro, una Dodge Challenger, un'altra Mustang, due Mustang, una Focus ST. E qui siamo nell'epicentro della manifestazione. Una Porsche. Porsche Super 90. Un'Alpine nuova. Un'altra Lotus. Qui ci sono una serie di Toyota col motore centrale posteriore. MR2 prima serie, quella gialla, e seconda serie, quella tipo Roadster, 1, 2 e 3. Qualcuno ha anche aperto il cofano posteriore. Ci sono altre macchine qua in giro che stanno ancora cercando parcheggio. Qualcuno, come dicevo, ci ha abbandonato, ma ho voluto partecipare fino all'ultimo. Ecco qua. Una Yaris GR, ci sono. Cosa bella c'è, si vede di tutto, dalle macchine anni 70-80 alle macchine nuove, tipo la Yaris GR o le Mustang appunto. Era il raduno di Drive Mob di Davide Cironi da Vercelli a Vallosesia, molto bello, molto interessante, vediamo quale sarà il prossimo. Ciao.